saluto da dottor Palmas, ti mostro oggi un caso risolto con impianti dentali convenzionali e impianti non convenzionali. Nello specifico, col nostro sistema denti fissi senza osso, questa era la situazione di partenza: un paziente che portava una protesi rimovibile, storta, tra l'altro denti tutti consumati. Questa era la visione del palato senza denti, privo di denti. Questa era la situazione inferiore, aveva delle corone telescopiche sul quale veniva incastrata una dentiera. La dentiera, che è stata portata per tanti anni, ha portato a riassorbirsi completamente l'osso crestale mascellare. Questo è stato veramente un caso complesso da risolvere, non solo per la parte superiore ma anche la parte inferiore. Paziente giovane, come vedi, ha una bocca già riabilitata in passato con delle soluzioni mobili, rimovibili. Sono tantissimi i pazienti ai quali mettono ancora la dentiera nonostante siano giovani, e questa è la vista dei denti provvisori dopo la chirurgia. Questa è la radiografia che ti mostra gli impianti dentali che sono stati inseriti sia nella parte superiore che inferiore, con anche le protesi definitive in questo caso. Sopra abbiamo posizionato 6 impianti convenzionali da una parte all'altra. Siamo riusciti su un lato a ricostruire leggermente l'osso e mettere un altro impianto, ma sul lato di sinistra non era possibile. Lì abbiamo dovuto optare per un impianto speciale zigomatico. Questi sono degli impianti speciali che vengono utilizzati in questi casi di estrema atrofia delle mascelle e ci consentono di evitare i cantilever, ovvero denti che non sono sostenuti da impianti dentali. In basso abbiamo messo 2 impianti corti, 4 impianti inclinati, alcuni nella parte anteriore, perché l'osso non era in maniera uniforme, non era regolare, e gli impianti vanno messi dove c'è buon osso. Questo è l'intervento che abbiamo eseguito nella parte superiore. Come ti ho detto, ci sono stati messi degli impianti convenzionali, più nella parte anteriore anche degli impianti laterali, un impianto zigomatico. Il 3D è un po' diverso, però serve a farti vedere dove è stato posizionato l'impianto zigomatico a reggere i denti nella zona posteriore. L'attack 3D ti mostra meglio la situazione di partenza: una bocca completamente senza denti, 2 radici nella parte inferiore in espulsione. Sul lato destro vedi tutti i denti che sono stati avvitati sopra impianti convenzionali, in mandibola 2 corti nelle zone posteriori e sopra un impianto zigomatico che ci ha permesso di mettere la masticazione sostenuta da impianti anche sul lato dove non c'era più osso. Questo è il viso bellissimo, ringiovanito, del paziente con i denti definitivi. Queste sono le protesi che sono state realizzate. Nota l'iperrealismo dei denti superiori e inferiori, la texture di superficie, l'opalescenza, l'effetto perla che abbiamo ottenuto grazie allo zirconio nella parte superiore. Abbiamo simulato anche l'osso e la gengiva che erano andati perduti, dei denti indistinguibili da dei denti artificiali o naturali. O meglio, sono dei denti artificiali ma indistinguibili da quelli naturali. Questo è lo zoom, puoi vedere il sorriso visto dalla parte anteriore, il sorriso avvitato sopra gli impianti nella parte laterale, e questo è lo zoom dell'interno della bocca con le protesi artificiali. Come vedi, c'è il match perfetto tra arcata superiore e inferiore, un'occlusione che ingrana perfettamente. Nota anche qua le texture di superficie, come sono iperrealistiche e come si integrino questi perfettamente all'interno del viso del paziente. Paziente completamente riabilitato alla vita, ritrova il piacere di vivere, di sorridere, di stare con le persone, e nota quanto sia cambiato anche il mood sul viso del paziente. Un paziente che non può temere più di avere la protesi che balla o che cade mentre si ritrova magari a cena fuori a mangiare con gli amici. Un saluto da dottor Palmas.